Spesso la forza elettromotrice indotta viene confusa con la differenza di potenziale. Vediamo in questo esempio che sono due cose diverse. C'è un disco di metallo che ruota, per esempio in senso antiorario, all'interno di un campo B uniforme costante, che viene verso di noi. Sono tutti questi puntini qua, le linee del campo B che vengono verso di noi. Il disco di metallo è pieno di portatori di carica positiva, per convenzione positivi appunto, e tutti questi portatori ruotano insieme al disco. Per esempio, prendiamo tutti i portatori che stanno su un qualsiasi diametro, hanno velocità lineari crescenti dal centro verso la periferia e rivolti in questo modo come disegnato da queste frecce. Queste sono le velocità lineari di trascinamento dovute alla rotazione del disco. Siccome si tratta di cariche elettriche che si muovono con queste velocità nel campo B esterno, allora subiscono la forza di Lorentz. Utilizzando la seconda regola della mano destra, pollice, indice, medio, vediamo che tutti questi portatori di carica positivi sono spinti dalla forza di Lorentz verso l'esterno, quindi dal centro verso il bordo del disco, e questo lungo tutti i raggi. Come al solito, interpretiamo la forza di Lorentz come una forza elettrica e immaginiamo quindi, come facciamo sempre, che ci sia un campo elettromotore indotto che spinge le cariche positive ed è diretto dal centro verso il bordo del disco e a modulo crescente avvicinandosi al bordo. Le cariche elettriche quindi vengono prelevate dal centro del disco e spostate verso la periferia. Quindi si accumulano in periferia, ecco che sul bordo del disco si viene a creare un accumulo di cariche positive e c'è una carenza di cariche positive al centro del disco che noi vediamo come un accumulo di cariche negative, carenza di cariche positive. Questa separazione di cariche tra il centro e il bordo crea una differenza di potenziale, con il potenziale maggiore sul bordo e minore al centro, e crea anche un campo elettrostatico che è diretto dal bordo verso il centro. Come al solito possiamo anche vedere questo campo elettrostatico come generato dalla differenza di potenziale delta VA-V0. A è un punto sul bordo e O è il centro. Quindi la differenza di potenziale c'è. Dunque, fino a qui abbiamo dimostrato che si crea una differenza di potenziale tra il centro e il bordo. Ora dimostriamo che però non c'è nessuna FEM, non c'è nessuna forza elettromotrice indotta. Ricordiamo che la forza elettromotrice è il lavoro per unità di carica che la forza elettrica fa sulle particelle quando le sposta lungo un percorso chiuso. È importante che il percorso sia chiuso. Può essere un percorso qualsiasi, l'importante è che sia chiuso. Si può dimostrare, l'abbiamo fatto, che questo lavoro per unità di carica, la FEM, equivale alla circuitazione del campo elettromotore lungo il percorso chiuso scelto. Quindi la FEM è la circuitazione del campo elettromotore. Scegliamo per esempio come percorso chiuso quello che percorre un raggio, poi percorre un tratto del bordo e poi ritorna al centro. Potevamo anche percorrere il bordo del disco dalla parte opposta al verso di rotazione, non aveva nessuna importanza. Ora andiamo a fare la circuitazione, calcoliamo la circuitazione del campo elettromotore lungo questo percorso chiuso L e vediamo che fa 0. Fa 0 perché durante il raggio d'andata incontriamo il campo elettromotore nello stesso verso in cui ci stiamo spostando, cioè nello stesso verso del percorso che abbiamo deciso di fare, di seguire. Poi, quindi in questo primo tratto riceviamo un contributo positivo alla nostra circuitazione. Poi andiamo sul bordo e lì il contributo diventa nullo perché mentre noi ci spostiamo sul bordo incontriamo il campo elettrico sempre perpendicolare al nostro tragitto. E poi incontriamo invece durante il raggio di ritorno, incontriamo il campo elettrico sempre in verso opposto al nostro tragitto e quindi otteniamo un contributo negativo alla circuitazione. Questo contributo negativo va ad annullare perfettamente il contributo positivo che avevamo avuto all'inizio durante il raggio d'andata. In conclusione, la forza elettromotrice indotta vale 0. Ad esempio, con i numeri potremmo avere 2 volt di contributo positivo all'andata su questo raggio, 0 volt e poi meno 2 volt al ritorno, totale 0 volt. E questo è in accordo col fatto che non c'è variazione di flusso magnetico attraverso la superficie che ha per contorno
quella linea, cioè la superficie di contorno L che è questa. Questa infatti è la legge di Faraday Neumann-Henry Lenz e ci dice che se non c'è variazione di flusso magnetico attraverso la superficie, allora non c'è neanche la FEM indotta. La variazione di flusso magnetico non c'è perché anche se il disco ruota e questo spicchio che abbiamo scelto come superficie, questo settore circolare, si va spostando in senso antiorario, tuttavia sempre lo stesso numero di linee lo attraverserà. Alcune linee usciranno da questo lato, ma altre linee entreranno in quest'altro lato man mano che questo settore circolare ruota insieme al disco. Dunque, in conclusione, noi abbiamo prodotto una differenza di potenziale, ma non c'è nessuna FEM indotta. Quindi è sbagliato, in generale, identificare la FEM, la forza elettromotrice, con la differenza di potenziale. In particolare, il concetto di potenziale elettrostatico ha senso soltanto per il campo elettrostatico, perché è l'unico campo che è conservativo. Nel caso generale, invece, il campo elettromotore indotto non è conservativo, è un campo rotazionale e quindi per il campo elettromotore indotto non può essere definito il potenziale elettrico. Perciò le differenze di potenziale sono un concetto che si può applicare soltanto al campo elettrostatico e non al campo elettromotore. In questo esempio c'è sia il campo elettrostatico che il campo elettromotore. Il campo elettrostatico nasce da una dislocazione di cariche, cioè da un accumulo di cariche positive sul bordo e una carenza di cariche positive al centro, e per il campo elettrostatico si può definire la differenza di potenziale tra il centro e il bordo. Invece c'è anche il campo elettromotore, ma non c'entra niente con questa differenza di potenziale delta V. Per il campo elettromotore non ha senso definire il potenziale, ha senso invece definire la circuitazione, cioè la FEM. Questo campo elettromotore non ha circuitazione, cioè ce l'ha nulla, quindi non genera nessuna FEM, malgrado invece il campo elettrostatico derivi da una differenza di potenziale.